Allora, partiamo dalla versione 1. La versione 1 è quella proprio base che dovreste essere tutti capaci di realizzare. Vi ricordo che eravamo partiti con un template di Bootstrap che potete scaricare qui. Questo è un link, quindi cliccando su quest'icona potete scaricare il modello, il template di Bootstrap se non l'avete ancora fatto. Abbiamo ipotizzato che una società vuole lanciare un nuovo sito e quindi crea una pagina che si chiama normalmente landing page per acquisire nuovi potenziali clienti. E quindi questa pagina ha un campo di un form che consente di inserire l'email e un pulsante per inviare l'email. Questo per poter essere poi contattati successivamente. Quindi una cosa semplice di così non si può perché c'è un campo di email e un button di un form. Naturalmente, quando scarichiamo dei template già pronti, dobbiamo poi andare a fare qualche modifica. Adesso vi ricorderò quali modifiche abbiamo fatto. Poi qualcuno l'ha già fatta, no? Questa esercitazione in classe. Cosa ci serve per chi volesse provare a fare a casa questo lavoro? Non qui, qui abbiamo già tutto. Serve un web server, noi usiamo Punch, l'interprete PHP perché stiamo lavorando con PHP e poi vedremo, ci serve anche più avanti nella versione successiva il DBMS Server MySQL. Per cui la soluzione migliore è quella di installare XAMPP. Chi non lo avesse ancora fatto, sempre cliccando su questa icona può scaricarselo. Ecco, che cosa usare come editor o ambiente di sviluppo? Beh, ecco, per PHP possiamo usare qualunque cosa, come anche Node++, come abbiamo sempre usato in classe, ma suggerirei di provare ad utilizzare Visual Studio Code che potete scaricarvi sempre cliccando sull'icona e l'abbiamo già fatto in classe. Chi era assente potrà farlo perché si può installare fortunatamente e anche a casa potete scaricarlo e installarvelo, è gratuito. Quindi questo è il modo di la preparazione dell'ambiente di lavoro. Ora cominciamo quindi a fare che cosa? A vedere che cosa c'è dentro a Bootstrap. Dopo averlo scaricato, andiamo a fare l'estrazione delle cartelle, perché ovviamente è una cartella compressa. Poi bisogna creare all'interno della cartella di lavoro, della directory del progetto, la sottocartella PHP dove andremo a mettere gli script PHP. Poi dovreste già saperlo, ma lo ribadisco, tutto il codice va inserito nella directory root del server Apache, che si chiama htdocs, che trovate all'interno della cartella XAMPP che si trova sull'unità C, sul disco C. Dopodiché dovete avviare il server web Apache utilizzando il pannello di controllo di XAMPP, questo ormai lo sapete fare benissimo, e aprire in Visual Studio Code, se usate questo editor, la cartella di progetto, altrimenti se usate un editor più semplice aprirete solo il file che vi interessa. E poi, per avviare l'applicazione, non basta fare doppio clic sopra il file index.html, ma bisogna andarlo ad aprire richiamandolo come se stessimo andando ad aprire una risorsa che si trova su un server. Quindi l'indirizzo sarà questo: http://localhost e poi il nome della cartella di progetto, non si mette mai htdocs, qui, e poi slash index.html. Quindi cartella progetto e index.html sono quelli che appunto vengono definiti, viene insieme, definisce il path name del file. Allora, questa è, anche se un po' piccola, l'immagine è l'interfaccia utente, un po' ritagliata, dove abbiamo
una casella di email e un button, come potete vedere. Che cos'è che dobbiamo andare a modificare? Allora, intanto andiamo ad individuare nel codice dove si trovano questa casella di mail, questo button. E li troviamo al rigo 42. Io ho tolto via un po' di codice di Bootstrap, per chi non sapesse, qualcuno non sa cos'è Bootstrap. Sì, perché ve l'ho già spiegato, vero? Beh, l'anno scorso, che era come l'anno scorso, l'ha già usato abbondantemente, ma se non lo conoscete, è un framework per CSS, per scrivere anche, contiene anche il codice JavaScript, dei plugin, che permette di creare delle pagine web in maniera relativamente semplice, cosa molto adatta per chi studia informatica, insomma, che non ha la possibilità di approfondire tutta questa parte di creazione delle user interface. Ora, togliendo via le classi di Bootstrap, il codice che rimane è questo, e come potete vedere è proprio semplicissimo. C'è un div, all'interno di questo div c'è un campo input di tipo email, e poi un campo button, un pulsante quindi di tipo button. Sapete la differenza tra il type button, il type submit, il type reset? Submit invia i dati al server. E button fa nulla praticamente. Brava. Lo dico così sente anche poi nella registrazione. Diceva la nostra compagna che dipende se si associa poi del codice JavaScript, altrimenti se non lo si associa non fa niente. Reset, beh, serve di solito per installare l'interno di un form e reset i campi del form. Allora, abbiamo bisogno di aggiungere qualche cosa. Cioè ci serve intanto un form. Quindi dobbiamo racchiudere la casella di mail e il button dentro ad un form. Poi dobbiamo anche dire, specificare qual è il metodo del protocollo HTTP che vogliamo usare per inviare i dati al server. E i metodi possibili sono due, sì, Zanco mi ha distratta. Sono post oppure get, però con get i dati passano in chiaro, allora usiamo post. Poi dobbiamo anche dire qual è lo script PHP che andrà a gestire lato server i dati che passiamo. Quindi dobbiamo mettere dentro al form, quindi all'elemento form, l'attributo method con valore post, l'attributo action con valore php/email_reg.php. Questo, email_reg.php, è il nome del file PHP che conterrà il codice appunto che gestirà i dati, mentre PHP è la cartella globale. Poi non basta fare tutto questo, bisogna andare ancora a sostituire il type del button, quello che abbiamo visto prima, questo, con un valore opportuno, che per noi è il submit, per inviare i dati. Inoltre, siccome i dati che passano al server finiscono dentro ad un array che si può chiamare $_post, se abbiamo usato il metodo post, o $_get se abbiamo usato il metodo get, dobbiamo, ecco, finisco in un array che ha però come indice, attenzione, come indice il valore dell'attributo name che aveva il campo del form che conteneva quel valore. Lo so che detto a parole è un po' più complicato, però l'abbiamo già visto un sacco di volte, l'hanno visto, l'avete visto anche con i miei colleghi, no? Quindi l'attributo name in un campo di un form è indispensabile per andare poi con PHP a recuperare il valore passato.
all'interno di questi, uno di questi due array. Quindi dobbiamo aggiungere l'attributo name con valore, scegliete voi quello che volete, io ho proposto valore email. A questo punto si salva il codice e si può aggiornare la pagina web e non cambierà nulla, assolutamente. Quindi prima delle modifiche e dopo le modifiche vedete quali sono le differenze. Abbiamo name uguale email, abbiamo button type submit e nel form, che prima non c'era, method post action php slash email, eccetera, eccetera. Se aggiungiamo Bootstrap, l'ho messo così tanto perché iniziate un po' a ragionarci. Aggiungendo Bootstrap, vedete ci sono solo molte classi in più: class from control. Cosa servono tutte queste classi? Sono classi che praticamente forniscono, contengono quindi delle regole CSS che permettono di rendere la pagina più bella, esteticamente più funzionale anche. Ecco, adesso però è ora di ragionare. Cosa deve fare? Risolto il problema dell'interfaccia utente, cosa deve fare? PHP. Bah, una cosa molto semplice. In pratica deve verificare, no? E se c'è un'email, se l'email è stata inserita, questa è la variazione rispetto a quello che avevamo visto prima di Natale. Se c'è un'email, se è stata inserita un'email, allora rispondo thank you. Altrimenti, se l'email non è stata inserita, rispondo missing con missing email. Devo verificare questa situazione perché altrimenti, come avevamo visto forse, non mi ricordo più, anche le email non specificate, quindi vuote, vengono registrate sul database poi nella versione successiva. Quindi questo è un controllo che va fatto. Se l'email non è stata inserita, l'utente ha cliccato solo sul pulsante, sul button, io non devo fare niente, devo solo rispondere dicendo appunto che l'email non è stata inserita. Cosa fa il server a questo punto? Con grande sconforto ci restituisce quello che vedete a destra in questa slide, c'è cioè una pagina bianca. Sia che noi inseriamo la mail, sia che non la inseriamo, comunque il messaggio, la risposta, missing email o thank you, come in questo caso, lo so che si vede malissimo, ma volevo farvi vedere la desolazione intorno a questa scritta, appunto, piccolissima. Ecco, indipendentemente dall'esito, però quello che ci restituisce è una pagina bianca. E l'avete mai vista voi un'applicazione? In internet che quando inserite dei dati vi restituisce una pagina bianca, forse è capitato qualche volta, ma perché era un errore, altrimenti nessuna applicazione lo fa, nessun sito vi risponde con una pagina bianca, giusto? Quindi tantomeno noi dobbiamo consentire che il server risponda con una cosa di questo tipo. E allora, come risolvere? Vi ho detto. La soluzione più semplice, che è più semplice per voi e che funziona, ma che sconsiglierei a chiunque, è quella di creare una seconda pagina index, chiamiamo index2.html, con il codice identico, modificato solo nella parte dove vogliamo che compaia la risposta. Avevamo scelto di visualizzare la risposta del server in un alert box. Quindi andremo a vedere, a modificare solo proprio una riga di codice nella pagina index2.html. E il server, invece di rispondere semplicemente mandando una stringa, ci fa una redirezione a questa pagina, quindi l'utente vedrà come risposta, la risposta all'interno di un contesto che è lo stesso da cui era partito, quindi non noterà la differenza. Quindi dovete solo copiare, come ho già detto, il codice, andare a rigo 26. Ora non faccio vedere il codice come ho fatto vedere l'altra volta, ci mettiamo 4 ore. L'ho già fatto vedere, l'abbiamo già fatto insieme, quindi è proprio un riepilogo. Andate a rigo 26 e andate a
aggiungere all'elemento body questo gestore di evento, un load uguale alert thank you. Ecco, il problema poi si ripropone anche per l'email mancante, cioè anche se l'email è mancante, devo comunque rispondere a qualcosa, devo creare una terza pagina che chiamerò index3.html, dove invece di avere un load alert thank you, ci sarà un load uguale alert missing email. Era missing, va bene, non importa, manca una G. Ecco, vi rendete subito conto che in questo modo il numero di pagine HTML prolifera. Ma ci sono altre soluzioni, certo che ci sono altre soluzioni. Per esempio, si possono usare gli include o i require, che sono dei metodi di delle funzioni di PHP, che consentono di definire alcune parti di una pagina che possono essere richiamate all'interno di un'altra pagina in modo tale da non dover riscrivere ogni volta il codice. Però c'è un problema, poi ci possono essere altre soluzioni, inserire direttamente il codice PHP dentro l'HTML, ma sono tutte soluzioni dal mio punto di vista pasticciate. Perché? Perché ci ritroviamo poi ad avere insieme codice HTML e codice PHP. E il codice PHP è un codice che viene eseguito dal server, il codice HTML e vabbè, poi vedremo JavaScript, sono utilizzati per la user interface. E le indicazioni più recenti ci dicono che noi dobbiamo cercare di mantenere questi due livelli separati e anche quindi il codice che scriviamo dovrebbe essere separato per vari motivi. Primo, anche per una questione di maggiore e migliore gestione del codice. Se c'è qualche errore, pensate se io metto tutto insieme in HTML, ci capisco più niente. Ma se c'è qualche errore, trovarlo diventa molto complicato. Quindi il codice va scritto in maniera ordinata e precisa. Ma poi c'è anche un altro discorso che è relativo al fatto che se voglio cambiare l'interfaccia utente, non vado a toccare minimamente quella che è la logica applicativa, il codice della logica applicativa. Quindi, per mantenere separato questo codice, quindi noi adottiamo questa soluzione semplice che serve a voi per fare gli esercizi e magari per fare una verifica. Per chi vuole rimanere ad un livello base, che si accontenta di questo, perché poi magari nella vita non lo farà mai l'informatico. Invece, stasera sempre vi proporrò una soluzione totalmente diversa che usa fa uso di Ajax, ne ho già parlato l'altra volta, ma forse c'erano tanti assenti. Eravamo quattro gatti in classe, non mi ricordo più, parlavamo di panettoni, quindi probabilmente ci siamo distratti un po'. Quindi stasera riprendo la lezione, questa volta col codice. Allora, vediamo per un attimo questo file PHP. Semplicissimo, proprio due righe di codice. Recupero dell'email dal form. Dichiaro una variabile $email e assegno questa variabile il contenuto dell'array $_post all'indice email. Vi ricordo che questo email in rosso è proprio il valore dell'attributo name del campo input type email del form. Questo è un passaggio che potrei evitare, no? Non è necessario fare, ma a me piace farlo perché la scrittura di $_post con aperta quadra, apice email, chiuso apice, chiusa quadra è per me più difficoltoso che invece scrivere solo $email. Quindi sto dando un nome più semplice a questo, anche questa è una variabile, no? Quindi se $email è diversa da stringa vuota, quindi vuol dire che un'email è stata inserita, allora faccio un redirect dell'utente alla pagina index2.html, che è quella che fa apparire l'alert box con scritto thank you. Se invece else l'email non è diversa da stringa vuota, e quindi è una stringa vuota, cioè l'utente ha fatto clic sul pulsante senza inserire l'email, allora faccio un redirect dell'utente verso la pagina index3.html, dove comparirà l'alert box con scritto missing email, senza la G che mi sono dimenticata, ma credo che nel codice invece l'ho messa. Ok. Bene, qua finisce la prima parte, ci fermiamo anche noi perché andiamo a fare l'intervallo. Se volete, cliccando su questo link, andate alla dispensa dove tutto viene ripreso, tutto il discorso è maggiormente dettagliato, scritto in modo più dettagliato. Quindi è da studiare, ma soprattutto cosa c'è da fare qua? Questo.
al fondo. Ora tocca a voi. Dovete, perché lo ripeto per l'ennesima volta, perché non mi sono fatta, non sono stata abbastanza chiara, perché non mi avete capita. O sono io che non sono stata in grado di farmi capire. Questo è un altro template, non è quello che abbiamo visto adesso, perché se io vi do da fare un'esercitazione con quello che ho già fatto io, a cosa serve? Quindi è un altro template, ma se non vi piace ve ne scegliete un altro. Ho preso questo perché questo è identico. No, cioè è diverso, però ha sempre un campo di mail, un button. Quindi va bene per esercitarsi e ricreare la stessa situazione, la stessa funzionalità che abbiamo visto adesso e nelle lezioni precedenti. Qua però trovate, siccome vi scaricate il template, questo invece è relativo a Coming Soon, trovate in questa cartella il codice variato della versione 1 e la versione 1 è quella che vi presenta la pagina bianca come risposta e invece a questo link trovate solo il codice variato della versione 1 però modificata con la soluzione 1, cioè con le pagine index 2 e index 3. E quindi dentro queste cartelle trovate il codice se volete scaricarvelo. Non l'ho messo tutto perché è pesante, c'è molta roba che tanto si ripete sempre uguale, quindi se avete scaricato il template ce l'avete già. Se volete ci sono anche degli approfondimenti. E mi fermo qui, riprendiamo dopo l'intervallo.